questi bei tempi erano più brutti di quelli di oggi. A noi fa fatica ammetterlo, fa fatica immaginare, cioè noi teniamo chilometri di monnezza, sì, tenevamo i chilometri di morti per strada, non tenevamo le strade, c'avevamo l'aria più pulita, c'avevamo tante cose, ma la gente moriva prima, soffriva di più, non mangiava. E nella canzone napoletana era così, sicuramente c'è stata un'era d'oro della canzone napoletana, che era la canzone italiana e che continua a essere la canzone italiana nel mondo. E però poi non i cattivi stranieri, ma noi napoletani, da capitale dell'industria editoriale, siamo diventati periferia dell'industria discografica, ci siamo accontentati di quella cosa che si chiamava Festival di Napoli fino a farcela morire da soli, per autoprocurato aborto, uccidercela da soli. E continuiamo a dire sì però quando c'era il Festival, sì però quando c'era la Piedigrotta. Nel frattempo altre nazioni che hanno delle loro canzoni, penso al fado portoghese, penso al flamenco greco, penso alla musica dei Balcani, penso al blues, al country e tutto, oltre che rimpiangere i capelli perduti, producono, innovano, riprendono, rileggono, scrivono, stampano, vendono nel mondo. Io ieri sera sono andato a vedere l'ultimo concerto della stagione concertistica dell'associazione Scarlatti, che è la più importante associazione sinfonica napoletana, ed era un gruppo di gitani rumeni. Credo che nessuna società sinfonica, non solo napoletana ma italiana, farebbe mai un concerto di musica napoletana, anche perché nessuno glielo propone. E allora io ho l'idea di questo giovanotto cool che si rimette in discussione persino a prescindere da come lo fa, ma circondato di questi giovanotti più giovanotti di lui che vedrete tra poco, l'idea che abbia dovuto cambiare modo di cantare, e anche se qualcuno di voi magari preferirà alla fine, dopo aver ascoltato Luna Bianca, dirsi però a me piaceva più una volta. La nostalgia è ammessa a tutti e magari è difficile pensare che indifferentemente sia più bella oggi che nel 63. Io tenevo un anno, va bene, ero piccolino, per cui non sono no, almeno di quello non sono nostalgico. Non sono nostalgico di niente. E Mario ha messo, come dice la pubblicità, lì un turbo nel motore. Quando io ero piccolo c'era un carosello, una pubblicità che diceva mette il tigre nel motore. L'idea di aggiungere ritmo, l'idea di rendere meno nostalgica, meno melodica la canzone napoletana, è un'idea che viene da lontano, nel dopoguerra, quando nessuno voleva sentirne più di questo strepitoso canto melodico napoletano, che però un po' triste era, anche perché noi, avendo dato il primato ai poeti sui compositori, ci scordavamo che c'era la musica e ci scordavamo l'altra metà della canzone napoletana, vedo Tony Tammaro qui, che era quella umoristica, che era quella che faceva anche sorridere, ce l'avamo dimenticata, per cui dovevamo vivere di "O sole mio, di Stencello Uria, quanto è bella montagna". Usciti dalla guerra si aveva voglia di un po' di altre cose, c'era poca voglia di amore e molta voglia di sesso, c'era poca voglia di piangere, di essere così romantici, e c'era molta voglia di trovare nuovi motivi per ridere, di avere la forza di andare avanti. Un altro giovanotto matto, che si chiamava Renato Carosone, iniziò a prendere le canzoni napoletane e aggiungerci un po' di ritmo. Alla fine questo turbo folk di Mario Trevi inizia in quella stagione, passa per l'orchestra italiana, passa per tutti quelli che hanno messo mano nella canzone napoletana, aggiungendoci i ritmi che avevano intorno. Il turbo folk però è una parola che non arriva dalla canzone napoletana, ma arriva dalla canzone balcanica. Nei Balcani hanno una tradizione loro assolutamente meno importante della nostra. Quando l'hanno portata ai giovani, aggiungendoci i ritmi moderni, l'hanno chiamato turbo folk. E siccome ci sentirete echi balcanici in questi arrangiamenti, sentirete suoni che vi ricorderanno Bregovic, a me piacerebbe immaginare che, come nei Balcani sono riusciti a non vivere di nostalgia e a imporre un mercato corrente di loro canzone, Mario Trevi fosse in grado di attraversare le piazze, i concerti, di entrare alla Fnac, di entrare nei negozi di dischi, di andare nelle radio, nelle televisioni, cantando ancora indifferentemente, ancora la canzone napoletana, ma in un'altra maniera. La prima maniera
che vi propone è questo di Luna Bianca. Però io devo fargli una domanda che gli ho già fatto, però vorrei che voi divideste con noi la risposta. Allora Mario, come ti sei adattato a questi nipotini, a questi giovanotti molto più giovanotti? Io non mi sono adattato. Sono adattati loro a te? No, è stata una cosa molto bella, perché quando ho avuto questo invito da Giovanni Brignola, che sarebbe il proprietario dell'Azzurra Spettacoli, mi ha sottoposto questo progetto. E io, per la verità, per 5 minuti ho detto: ma è pazzo lui o sono un cretino io che non ho capito, diciamo, la cosa veramente come va a finire? E gli ho detto: fammi 4 arrangiamenti di come tu stai pensando. Io vado a casa mia, me li ascolto, li canticchio, mi voglio sposare con questo tuo modo di fare musica. E ti dirò che io ho detto: beh, il mio rischio è solamente quello che quando uscirà questo disco diranno: ma che ha fatto Trevi? Non canta più le sue canzoni per cantare questo repertorio. Sì, lo dico con affermazione, perché il mondo è dei giovani, rispettando sempre le persone della mia età, perché io canto da 52 anni e ho cantato per 3 generazioni, diciamo quella lì di mio padre, poi quella lì mia e quella di figli miei, perché oggi i giovani sono i figli di quelle persone che hanno incominciato a assaporare Mario Premi negli anni 60, quando c'erano questi grandi famosi festival che faceva parlare tutto il mondo. E allora la cosa bella è che quando noi abbiamo debuttato con lo spettacolo, la gente non se n'è andata, la gente non ha detto: ma che hai fatto Treni? La gente ha detto: mi piace, è bello. E così gli è venuta la voglia a Giovanni Brignola di fare il disco. C'è un altro paragone, che la musica solare me lo fa venire in mente. C'è un'altra musica di tradizione popolare assolutamente inferiore a quella napoletana in Italia, che è il liscio, no? Il liscio parte nel 900 con un signore che si chiama Secondo Casadei, e verso gli anni 70, anzi 80, un signore che si chiama Raul Casadei dice: però dobbiamo renderlo un po' più giovane. Ci prova, ci lavora un poco, trova una nuova cantante con un seno più prosperoso, gli accorcia la veste, però non succede ancora molto, accorcia ancora la veste, ancora il seno più prosperoso, a un certo punto ci aggiunge un po' di ritmo e la chiama musica solare. All'inizio, anche sul fronte del liscio, che è una musica ballatissima, che è una musica che unisce le generazioni, ci fu un po' di, no? Un po' di protesta. Oggi il figlio di Raul Casadei va girando con una cosa che non si chiama neanche più musica solare, e non mi ricordo come si chiama, che ha le batterie elettroniche, che ha i campionamenti e si permette di duettare con i grandi della musica internazionale. Credo che, a prescindere appunto dal gusto, da chi preferisce Mario Trevi solo con un pianoforte, chi lo preferisce con una bianca, chi lo preferisce ieri e oggi, alla canzone napoletana tocchi scetarsi. Tocchi, prima che sia davvero troppo tardi, accettare tutti i rischi. L'anno scorso dei due tipi australiani che si chiamano Yolanda Be Cool, e io pur avendoli intervistati non so perché si chiamano così, però vedete quella parolina cool come ritorna, hanno venduto qualcosa come 3 milioni di copie di un remix di Renato Carosone. Che sia successo a due DJ australiani ne sono contentissimo, che non sia successo con un DJ napoletano non ne sono per niente contento. Era bello, era brutto, io preferisco assolutamente il vinile originale del 56 del sestetto Carosone, però quei soldi, quel meccanismo per cui dove in qualsiasi parte del mondo voi steste nella stagione dell'anno scorso vi beccava di sentire Renato Carosone, il fatto che se andate ancora quest'estate in America Latina troverete decine di gruppi che hanno fatto la cover della cover, magari senza sapere che si trattava di Renato Carosone. Insomma, indifferentemente è una canzone che Vinicio Capossela ha raccontato più volte a Mario Trevi quanto lui possa amare questa canzone.
e però magari indifferentemente in un'altra versione può ricominciare a viaggiare, sarà quella di Luna Bianca, sarà quella che farà finalmente un DJ napoletano, sarà una versione jazz, non lo so. Però la canzone napoletana perde quando è nostalgica, la nostalgia è canaglia, non solo nelle brutte canzoni di Albano e Romina, ma è canaglia sempre, perde. La nostalgia serve soltanto a rimpiangere. Le canzoni servono per essere cantate, coi ricordi ma soprattutto oggi. E non c'è più Caruso, sì non c'è più Caruso, però poi le hanno cantate altre tenori. Non ci sono più Muro e Bruni, sì ma a noi tocca cantare oggi, ci tocca ascoltare oggi. Non vogliamo andare in una piazza a vedere uno schermo televisivo, ce ne restiamo a casa. Mario oggi, lo sentirete tra poco, io non voglio tediarvi con queste parole, sta cercando una nuova strada per cantare queste canzoni, lo fa con più ritmo. Ci sono alcuni arrangiamenti che mi piacciono molto, mi convincono, altri che potrebbero lasciarvi sorpresi. Provate a immaginare però di essere in una sera d'estate in piazza e immaginate di sentire, dice, Cancello Buie e poi Reginella e poi O Sole Mio, e di avere con voi anche i vostri figli e i vostri nipoti. Quanto tempo rimangono al vostro fianco? E poi immaginate quanto tempo resterebbero al vostro fianco con questi ritmi. E come magari quella occasione possa essere quella per andarsi a riscoprire la versione originale di Indifferentemente, la napoletana di Murolo, i dischi di Sergio Bruni o qualsiasi altra cosa. C'è un signore che si chiama Michael Bublé che ha riportato sulla cresta dell'onda la certa canzone americana degli anni 40 e 50. Tom Jones si è permesso un hit che si chiamava Sex Bomb, Rod Stewart sta ricantando le canzoni americane degli anni 40 e 50, ognuno nella propria maniera, ognuno sapendo di essere un classico. Sia Mario Tredi è un classico, è un evergreen. Purtroppo, per far parlare nuovamente di lui, per attraversare lo snobismo, il razzismo culturale di questa città, ha dovuto decidere di fare un disco giovanile. Io sono contentissimo che parlino di lui di oggi, non che non abbiano riconosciuto che lui, anche quando non faceva un disco, restava un evergreen, una delle ultime voci napoletane venuta dalla storia dei festival di Napoli in attività. A tutti quelli che parlano di canzone napoletana bisognerebbe sempre chiedere: scusami, ma qual è l'ultimo disco che hai comprato? Me la canti una canzone? Se non la sa cantare, perché potrebbe non avere i soldi per comprare il disco, ma se non la sa cantare, diciamo, vabbè, ma torna a parlare di altro. Ho capito, siamo in campagna elettorale, parla di altro, ti prego. In questo megastore hanno scoperto come si possa vendere la canzone napoletana e io sono molto contento di questo. Sono convinto che se noi iniziamo a trattarla meglio, ogni tanto invece di dire ma non la fanno mai, ad andare a vedere un concerto di Mario o di quei pochi che le fanno in giro, scopriremo che esiste lo spazio per pretendere davvero da quei signori che sono in campagna elettorale di canzone napoletana e di cultura napoletana non si occupano, per pretendere uno spazio per fare la canzone napoletana per i napoletani, per fare la canzone napoletana per i turisti, per dire Mario è l'anniversario di, che siamo, io ho detto Carosone ma potrebbero essere tanti altri, perché non fai un bel concerto? L'anno scorso l'anniversario di un signore che si chiama Salvatore Di Giacomo è stato praticamente ignorato, se non fosse stato per una mostra. Un concerto di Mario Tredi che canta Salvatore Di Giacomo sarebbe la cosa più normale in una città degna di questo nome, che sappia ricordare che cosa diversa di essere nostalgica e che sappia guardare avanti, che è quello che Mario Tredi con i Luna Bianca e Giovanni Prignola sta tentando di fare. Mario, io credo che devi farci sentire come canti oggi con i Luna Bianca. E io sono contento. Grazie. Volevo aggiungere solamente una cosa. Siccome che ormai lo sanno tutti che Mario Tredi è un cantante napoletano, un cantante classico, ha inciso quasi, diciamo, il 5% delle canzoni classiche napoletane, voglio sottolineare che le canzoni che noi canteremo sono canzoni classiche con degli arrangiamenti ultramoderni, addirittura futuristici, nel senso che dobbiamo futuristici colpire... in campagna elettorale non si può dire perché sembra di parte. Sì. Futuristici in campagna elettorale no, non si può dire. Non si può dire. Però voglio solamente dire una cosa, che quando ascolterete queste canzoni, noi non abbiamo fatto niente di strano, abbiamo rispettato quelle che sono le canzoni con degli arrangiamenti del 2080. Tony, vuoi dire qualcosa?
Vieni, Tony, vieni, vieni, vieni. Buonasera a tutti, Tony Tammaro, indegno cantante di cose umoristiche napoletane. Allora voglio aggiungere una piccola cosa: in questo album sono tutte canzoni classiche napoletane, appunto riarrangiate, c'è un unico inedito, quindi mi assumo la responsabilità di aver firmato una canzone napoletana nuova. Federico lo sa che io sono figlio d'arte, avevo un papà che si chiamava Egisto Sarnelli, sì. Abbiamo cantato insieme tant'anni. Mario lo conosceva, no? Erano coetanei. Allora, il mio papà si sarebbe arrabbiato da morire perché con lui ci siamo fatti un sacco di litigate. Lui mi diceva sempre, dopo Salvatore Di Giacomo, dopo i grandi autori del passato, come ti permetti di scrivere una canzone napoletana nuova? Io a costo di litigare col babbo l'ho fatta, cioè ci ho provato anche con le mie, anche per tentare di rinnovare un po' il repertorio della canzone umoristica napoletana. Adesso ci provo con una canzone seria, la prima volta che Tammaro scrive una canzone addirittura d'amore, non ne avevo mai scritte in passato. Spero che se c'è il tempo, magari se avete in programma e scaletta di eseguirla, volevo un giudizio vostro, dopo mi fermerò a parlare con voi e mi dite se vi piace questa canzone che ho scritto. Vi lascio con Mario Trevi. Io però devo dirti che io ho un zio serissimo che fa il chirurgo a Torino e ha un piccolo gruppo con cui fa canzoni umoristiche. Sarà che essendo chirurgo di rodia triste non ce ne ha molta. Col repertorio dei Gufi di Dario Fo, col repertorio della canzone napoletana Pisano Cioffi, lui fa anche Patrizia a Torino. Allora, massimo rispetto a chi esegue le mie canzoni a Torino. Voglio dire che Luna Bianca è una bellissima canzone, perché se no non l'avremmo messa nel disco. Secondo me si tratta di una bella poesia e una bella musica, molto, molto frizzante, e praticamente abbiamo deciso di metterla perché è veramente una bella canzone. È degno di stare in questo CD. Grazie.